quanto ti soddisfa essere arrivata e subito nella stagione regolare arrivare prima? Happy, not satisfied, you know, it's great to be number one, but we have to hold on to it. It's still a lot of time, you know, in the season. And you can't be number one without taking everything home. Sono contenta ma non soddisfatta. C'è ancora troppa stagione da dover giocare per poter essere effettivamente soddisfatti. E considerando le partite che rimangono, non si può prendere, non si può essere numeri uno senza veramente portare ancora niente di consolidato a casa. Qual è la cosa più bella di questo class, secondo te? The best thing I like about our team is that we never stop quitting. We never quit. You know, we have heart, and when things are not going well, we always seem to pick each other up and continue to play as hard as we can. La cosa che mi piace di più rispetto a questa squadra, a questo class, è che non ci arrendiamo mai, non molliamo mai, anche quando le cose non vanno per il meglio. In realtà come squadra tiriamo su a vicenda, continuiamo a lottare, abbiamo molto cuore e per questo motivo riusciamo poi ad andare avanti e a portare a casa la vittoria. Che opinione ti sei fatto di questo campionato adesso che la stagione regolare sta finendo? Quali sono le avversarie più pericolose per lo scudetto? My opinion is that it's going to be a tough battle. Obviously, everyone knows that Schio is our biggest opponent. But also, we have to worry about everyone else that are underneath, that are called underdogs, because if we sleep on them any given time, they can be the ones to take us out, and not Schio. Sicuramente, la mia opinione è che sarà una battaglia dura. Tutti sanno che Schio è diciamo l'avversario più difficile da battere. Ma non dobbiamo avere paura solamente di loro, ma anche temere quelli che vengono un po' chiamati, diciamo, gli sfigati, quindi quelli che combattono contro le aspettative, perché ovviamente sono loro che ci possono mettere lo sgambetto nel nostro cammino. Senti, sei pronto a fare un po' di straordinario, visto che siete di meno come nel tuo ruolo adesso con l'infortunio di Pascalau? Sì, sì. Some extra work? Definitely. Games like this, we just have to continue to work hard, use it as a conditioning game, because when it's time for playoffs, we're gonna, me, Elo, and Sarah are going to be out there splitting 40 minutes a game, so it's just about conditioning and resting our bodies. Sì, sicuramente sono pronta per un lavoro extra. E partite come quella di oggi sono partite che in realtà servono per condizionare il corpo proprio in vista dei playoffs, perché in finale saremo io, Elo e Sara a doverci dividere 40 minuti, quindi bisogna continuare a fare un lavoro di condizionamento sul corpo e contemporaneamente però approfittare per farlo riposare. Senti, in pochi mesi hai conquistato tutti, hai conquistato il pubblico, la gente, ma noi abbiamo visto il 100% di Von, o puoi dare ancora di più in una fase come quella dei playoff? Playoff time, I'm a totally different person. And that's not with me not giving, you know, trying, wanting to give 100%, it's just, it brings out a different monster, I would call it. I've learned that about myself through college and during the WNBA. It's just something I don't know, it comes naturally. Sono sicuramente una persona completamente diversa durante I playoffs. Non si tratta di non dare abbastanza durante il campionato, di dare di meno, ma in realtà è semplicemente
collegato a qualcosa che ho dentro, che durante le finali in realtà viene fuori e diventa, esce questo mostro che si trova dentro di me, che ho visto negli anni, durante le finali dei college, all'università o anche in WNBA. Non so che cosa, insomma, da dove venga, se venga dall'alto, ma c'è questo mostro dentro di me che viene fuori nei momenti più importanti. Quindi il divertimento inizia ora. So, now we're gonna see like the real fun. Yelling, and I think I yelled early on when I got the ball and everyone is just, it's just in me, it's emotional. Sì, mi vedrete probabilmente gridare un po' più spesso. Penso di averlo fatto anche prima, in realtà, quando ho preso una palla e ho gridato verso il pubblico, insomma. Ma non so che cosa sia, però è qualche cosa di emotivo che ho dentro. Il pubblico cosa ti dà, il pubblico tarantino? Cosa ti sta dando come affetto? Come... Tanto audience, mi vorrà gridare, tanto fans, giving me. Cosa ti trasmette? I tend to feed off the crowd either way, whether it's our fans or, you know, the opponent's fans. But I absolutely love our fans. They you know, everyone's always in it. They're clapping, you know, and trying to get you excited and everything else. So it's all about yourself, because any given day the audience could be quiet or could be no one in the arena. So I try to give to the fans rather than try to take from them. Normalmente cerco di escludere i supporters dal mio gioco, perché bisogna sapere ovviamente che ci sono quelli a favore del crass e anche quelli contrari, quindi ovviamente bisogna imparare a concentrarsi sul proprio gioco in modo da poter dare ai tifosi piuttosto che a ricevere da loro. Ovviamente è fantastico il fatto che ci sia un pubblico così caloroso che è sempre lì ad applaudire e a sostenerti, però bisogna anche aspettarsi magari delle giornate in cui il pubblico può essere contrario, oppure ci potrebbe anche non essere nessuno magari a sostenere la squadra, e di conseguenza preferisco pensare a quello che io devo fare per loro piuttosto che sfruttare magari il loro supporto. Grazie. Prego. E complimenti.